Poi c'è un secondo problema. Adesso dimentichiamo il fatto che molti potrebbero, alcuni potrebbero, ma non potrebbero accedere, ma non accedono per questi motivi. Ma quant'è il numero totale di pazienti che può essere curato con nuovi farmaci? E mi riferisco adesso a un numero relativo ai farmaci sul mercato, cioè ai farmaci che hanno terminato la sperimentazione clinica. Questo lo si può fare, si prendono le banche dati dei cancri sequenziati, 20.000, e si fa una prescrizione in silico, si dice quanti ne potremmo curare con i farmaci attuali? Pochi, meno di uno su cinque. Cioè per ancora la stragrande maggioranza dei nostri pazienti noi non abbiamo i farmaci. Un modo per risolvere questo problema è quello di aumentare il numero di pazienti che è in clinical trial, e cioè che può accedere all'innovazione che è ancora in pipeline, cioè quella che non ha ancora raggiunto il mercato. Una volta i nostri pazienti pensavano che accedere a un clinical trial significava fare la cavia, oggi i nostri pazienti vogliono accedere a clinical trial perché sanno, perché è noto, perché è pubblicato, che la probabilità di guarigione è superiore nel clinical trial rispetto alla terapia standard. Eppure il numero di pazienti in clinical trial nel nostro paese è risibile. Cioè noi abbiamo nei migliori centri numeri forse sotto le due cifre. E non parliamo, il paese è grande, naturalmente i nostri centri sono chiaramente un'eccezione rispetto al resto del paese. Poi abbiamo un altro problema, che anche dove, io mi scuso di parlare dei problemi, pensavo che questo fosse, io sono un fan della medicina personalizzata chiaramente, però tanto più si è fan, tanto più secondo me dovremmo risolvere i problemi. Allora, dicevo, l'altro problema è che anche ove sono disponibili, la maggior parte dei trattamenti disponibili non sono curativi. Cioè quelli che abbiamo citato, Mario ed io siamo entrambi ematologi, e l'ematologia è sempre stata all'interno dell'oncologia ancora un passino più avanti, lo diciamo con orgoglio. Però la maggior parte sono non curativi. Guardate questo qua, che tra l'altro è nel campo dell'ematologia. È un clinical trial di una malattia, la leucemia acuta mieloide che citava Mario prima. Quanti anni? Sono 30 anni che non cambia la terapia di questa malattia. Questo risultato è un risultato enorme ed è ottenuto, vedete la differenza tra il rosso e il blu, c'è differenza. Ma che differenza è? Piccola differenza. Il problema grosso è che la maggior parte dei trattamenti non sono curativi, i marker genetici che abbiamo sono poco affidabili, nel senso che sono molto efficaci nell'identificare chi non risponde, ma non molto efficaci nell'identificare chi risponde, perché il problema della resistenza supera il problema della sensibilità. Noi abbiamo un problema di resistenza alla malattia. Che significa? Quanto è bella la storia che ha raccontato Mario, o la storia che ho raccontato io? È fantastica, una storia così come l'ha raccontata è, non c'è enfasi. Eppure per la maggior parte dei tumori, pur ragionando in quel modo, il tumore ritorna. Beh, qui c'è un problema di conoscenza, non c'è dubbio. Cioè noi non stiamo capendo tutto, c'è ancora da capire, cioè c'è bisogno di ricerca di base, tanta ricerca di base, c'è bisogno di un rinnovato sforzo nella ricerca di base, secondo me. E il punto cruciale, non voglio entrare nel dettaglio, è l'eterogeneità dei tumori. Purtroppo ogni tumore sono 100 tumori dentro. E curarne uno o due ovviamente non è sufficiente perché gli altri poi prendono. Parlo di dentro lo stesso tumore del singolo paziente.